spazio anche alle atlete, diciamo così, con minore caratura tecnica e che potranno cercare di togliersi qualche soddisfazione personale. E questo è il tentativo di Martine Brass, la portacolori della Bols Dolzman, diretta da Danny Stam. Vedete, sta cercando di guadagnare, Radio Corsa ce la dà una quindicina di secondi, forse anche meno, perché come vedete da questa inquadratura della nostra Moto 1, il gruppo lì alle spalle sarà a non più di 200 metri. Comunque Martine Brass è riuscita ad evadere, sta pedalando adesso in questo tratto che porta le atlete, avete visto, da una leggera discesa la strada, adesso ricomincia a salire. Martine Brass va per la sua strada in questa fase, non tende a tenere sotto controllo che cosa succede alle sue spalle, sa che sarà molto molto difficile riuscire ad andarsene. Ed eccolo qua il gruppo, vedete, subito davanti, guidato dalla dorsale numero 34, è la Anna Bianca Schmitzler della Weigler Honda, e poi ecco la nostra rappresentante che sfoggia la maglia azzurra, Marta Tagliaferro della Cipollini Giordana. Cipollini Giordana, che è una delle squadre più attrezzate in questa edizione del Giro Rosa, che ha naturalmente in Tatiana Guderzo il capitano e come seconda linea, ma direi che potrebbe sì, essere anche considerata una sorpresa, Tatiana Antoscina. Abbiamo visto anche quest'oggi Luisiana Pegoraro sfoggiare un nuovo look, diventata bionda, perché dice c'è una scommessa interna tra platinatissima. Le ragazze, platinatissima, ha dovuto naturalmente pagare pegno, visto che si era impegnata a diventare bionda, se adesso non ricordo più per quale motivo, ma ce n'è anche un'altra, mi ha raccontato, se Marta Tagliaferro dovesse riuscire a vincere una corsa dovrebbero denudarsi tutte le atlete, e quindi ieri ci è andata molto vicino, terza, compresa Luisiana Pegoraro. Quindi stanno rischiando molto, perché Marta Tagliaferro sta andando molto molto forte, mentre in prima posizione un'altra componente della Cipollini Giordana, la giovanissima Valentina Scandolara, che veste di verde quest'oggi perché è leader della classifica del Gran Premio della Montagna. Allora, finisce, come vedete da queste immagini, il tentativo della Brass, adesso sono nuovamente tutte insieme e cerca di guadagnare un po' di spazio in questa fase con un contrattacco. Anna Trevisi ieri è stata molto brava ad arrivare entro le prime 10 in quello sprint molto affollato, e soprattutto con gli ultimi 5 km davvero molto molto complicati, perché abbiamo visto anche un paio di rovinose cadute, addirittura un atleta della Orica Grinegia arrivare a battere il volto sul muro di cinta di una casa. E adesso vedete quello che sta succedendo alle spalle con il dorsale 51 in questa fase impegnata, Valentina Carretta, che sta cercando appunto con le altre della Cipollini Giordana di andare a chiudere subito. Guardate, Marian Voss sta lì davanti, come abbiamo detto Marian Voss non molla nulla anche tra guardi volanti, ormai ci siamo quasi, quindi sta lì pronta come un falco. E sono soprattutto le ragazze di Danny Stam della Bols Dolmans Cycling Team che sono particolarmente attive, stanno cercando di sganciarsi, però lo fanno da sole, anche se ci riuscissero naturalmente sarebbe scarso il vantaggio che potrebbero comunque riuscire a conquistare nei confronti del gruppo compatto. Hai detto bene segnalare la presenza di Marian Voss nelle prime posizioni, ci stiamo avvicinando al primo traguardo volante. Ieri abbiamo capito quanto importante siano stati questi traguardi volanti per consentirgli di vestirsi di rosa nonostante abbia perso la tappa, quindi non vorrà quest'oggi naturalmente rinunciare. Barbara Guarischi in prima posizione in questo momento. Dorsale 105. Scusate, la Jasmine Glaser. Del team Tipco, e adesso vedete ancora un tentativo della Bastianelli. Valentina Bastianelli particolarmente attiva, Valentina Bastianelli della Vaiano Fondriest, guidata, condotta in ammiraglia da Elisa Maggini, e alle sue spalle un atleta con il dorsale 113 che la va a raggiungere immediatamente. Elena Cecchini, la Valentina Bastianelli è marchigiana di Camerota Picena in provincia di Ancona, adesso vedete si è posta alla ruota.
della Elena Cecchini, ma guardate dietro come sono tutte pronte a riportare il gruppo sotto, a cominciare dalla Willumsen, compagna di squadra di Giorgia Bronzini. Ovviamente in questa fase le squadre che hanno ruote veloci stanno cercando di controllare la corsa, di evitare qualsiasi tipo di problema. Ieri la Bronzini, lo abbiamo detto, complice anche una serie di circostanze molto sfortunate, ha chiuso in ultima posizione. Credo che per lei forse sarà stata una novità assoluta, Silvia. Sì, può essere, ma abbiamo sentito prima del via, ci diceva appunto che l'ha fatto apposta, perché visto la sfortuna ho detto quest'oggi voglio arrivare proprio ultima, l'ultima di tutte, e domani provare a rifarmi. E quindi Giorgia Bronzini ce l'ha fatta, ieri è arrivata ultima con oltre 6 minuti di ritardo, e quest'oggi abbiamo visto le sue compagne, anche la quotatissima Linda Willumsen, particolarmente attive nel tenere compatto il gruppo. Eccolo qua, il gruppo compatto che sta viaggiando a un'andatura intorno ai 38 di media. Il primo giro l'hanno chiuso a 38,805. Non hanno pedalato in maniera forsennata, ma ripetiamo, oggi è sicuramente la prima vera giornata di caldo, perché anche la prima tappa, quella di Giovinazzo, grazie al vento che spirava da nord-est, la temperatura si era fermata intorno ai 24-25 gradi. E questo è il passaggio, come vedete, sul Corso Umberto, che porta al traguardo di Piazza Gerardo Sabato. Primo giro terminato, primi 25 chilometri, la situazione è, come potete facilmente vedere, di gruppo compatto. E allora, le abbiamo lasciate alla curva che fa ripartire il secondo giro. Abbiamo visto dei tentativi su quei saliscendi, su quei mangi bevi che anche la Giorgia Bronzini prima ci citava. Secondo te, Silvio, adesso la corsa comincerà ad entrare nel vivo, e che cosa ti aspetti? Ma mi aspetto naturalmente che non cambi quanto abbiamo visto finora durante il primo giro, cioè tentativi da parte di chi è tagliato fuori in caso di arrivo allo sprint per cercare di selezionare il gruppo. Sarà difficile naturalmente staccare anche le velociste più quotate, su tutte Marianne Vos e la nostra Giorgia Bronzini, quindi sarà interessante capire se Kirsten Wild, la vincitrice di ieri, riuscirà a tenere il ritmo dei migliori, quindi non dovrebbe cambiare lo sviluppo tattico di questa seconda tappa del Giro Rosa 2013. È molto facile identificarle anche cromaticamente, vedete c'è praticamente i tre quarti della Faren Quota, la formazione di Fabiana Luperini, nelle primissime posizioni. Abbiamo visto ancora la Elena Cecchini tenersi davanti, stanno cercando anche loro, insomma, di fare, come si suol dire, in questo momento la corsa, per non dare assolutamente spazio ad eventuali iniziative singole che potrebbero poi dopo costringere magari a delle rincorse o addirittura. So, vedete, questo è il tratto. Questo è il momento della salita dove valgono i punti per l'assegnazione appunto dei punti della maglia verde. Classifica del Gran Premio della Montagna, l'andatura si fa più vivace. In seconda posizione vedete Valentina Scandolara, già vestita di verde perché hanno conquistato il Gran Premio della Montagna in programma nella prima tappa di ieri, da Giovinazzo a Margherita di Savoia. Ora è lì in seconda posizione, pronta a tentare di piazzare lo spunto per andare a consolidare ancora il suo primato. Stanno salendo le ragazze con questo gruppo molto allungato a Piazza Garibaldi, dove è fissato il punto più alto di questa seconda tappa. C'è anche la Melusic lì davanti, la vediamo sulla destra del B-Pink, la Cromwell Evelyn Stevens, l'abbiamo detto, l'atleta, la forte atleta statunitense della Specialized, che naturalmente quando la strada comincia a salire fa pesare il suo valore. Ma vediamo Valentina Scandolara che prende la prima posizione e sta cercando di avvantaggiarsi anche quest'oggi. Valentina Scandolara ha preso decisamente la testa, vediamo se riuscirà a conquistare i punti di questo Gran Premio della Montagna. Abbastanza appesantita la sua azione, ma controlla da sotto il braccio per capire se qualcuno è in grado di insidiarla. Nel frattempo ci sono anche i massaggiatori per il passaggio delle borracce. A 20 km dall'arrivo si chiude il rifornimento, quindi ne mancano circa 21 al Gran Premio della Montagna, quindi sono gli ultimi momenti utili per rifornirsi prima di prepararsi poi per lo sprint finale. Partita lunghissima Valentina Scandolara.
Sì, è rimasta parecchio tempo al vento, sta lì dietro alle sue spalle, abbiamo visto la Cromoli e la Mialusi che riesce a tagliarlo per primo. Con la mia musica alle sue spalle, la Cromwell, la Stevens e naturalmente Marianne Vos, che anche in questa fase vuole essere lì. È lì per controllare, sei lì per controllare. Se avesse voluto andare a sprintare, naturalmente credo sinceramente che avrebbe potuto farlo, ma è lì semplicemente a controllare, perché nel frattempo il gruppo si è allungato moltissimo. Qui siamo con la nostra seconda moto ripresa nelle retrovie. Vedete che ci sono atlete che devono ancora giungere al Gran Premio della Montagna. 100 metri per loro in questo momento, atlete in difficoltà, potrebbe essere questa l'occasione per creare anche un minimo di selezione. In quest'ultima posizione Silvia Valsecchi del B-Pink diretta da Walter Zini, vedete a chiudere il dorsale 146 azzurra d'Intino della Michela Fannini Fox. E adesso torniamo con la nostra moto 1 sulla testa della corsa. Valentina Scandolara adesso si mantiene lì davanti, è riuscita a guadagnare sì, una decina di metri. E vedi che anche dietro a Valentina Scandolara è l'atleta della Orica che la sta seguendo, ci sono una ventina di atlete e poi c'è un buco, quindi si è rotto il gruppo sotto la spinta delle atlete e tra queste Valentina Scandolara che sono andate a sprintare il Gran Premio della Montagna e ne stanno approfittando perché una volta che si sono accorte che c'è uno strappo stanno cercando di sfruttare questa opportunità ed è la stessa Valentina Scandolara, nonostante si sia impegnata nello sprint lunghissimo per andare a conquistare i punti del Gran Premio della Montagna, che sta alimentando questo tentativo. Marianne Vos adesso ha riportato sotto un po' di atlete, si è riportata anche la maglia rosa nelle primissime posizioni. Sì, e sulla ruota di Valentina Scandolara abbiamo visto anche Tiffany Cromwell davanti dare il cambio alla Scandolara. Adesso saranno almeno 12 unità quelle che stanno guidando con Moto2, torniamo ancora in coda al gruppo invece che nel frattempo si è frazionato sempre con il dorsale 146 azzurra d'Intino a chiudere, ma davanti avete visto approfittando appunto del passaggio sul GPM se ne sono andate Scandolara, Mialusi, Cromwell, Vos e Stevens, ma lo ripetiamo insomma il distacco almeno a vedere, a valutare da questa inquadratura della Moto2 dovrebbe essere intorno ai 150 metri, non di più. Eccoci, siamo ritornati davanti, sempre Valentina Scandolara particolarmente attiva, anche Giorgia Bronzini che è riuscita a rimanere con le migliori, questa è a dimostrazione di quanta rabbia quest'oggi voglia mettere sui pedali per cercare di riscattare la sfortuna che l'ha colpita ieri. Anche Fabiana Luperini è nel primo gruppo, Marianne Vos in persona va a dettare il ritmo in testa a questo gruppetto di una quindicina di atlete che si sono avvantaggiate sul resto del gruppo. Allora Marianne Vos ed Elena Amialusi che adesso stanno guidando questa dozzina di cicliste che dopo il passaggio al GPM stanno tornando verso qua al corso Umberto I dove è posto all'altezza di piazza Ruggero Sabato il traguardo. Mi sembra di intravedere anche la sagoma di Tatiana Guderzo che si volta per capire come sia la situazione alle spalle. Marianne Vos invece non sa che c'è un gap nei confronti dei molte avversarie e sta tentando naturalmente di approfittare della situazione. È lei in persona che sta da qualche chilometro dettando il ritmo in testa a questo gruppetto che si è sganciato. Adesso sta parlando con la Mialusi che Valentina Scandolara, stanno avanzando un po' tutte, vediamo. Abbiamo intravisto uno scatto di una maglia della Cipollini, adesso aspettiamo che la nostra telecamera giri per andarla a vedere, sì, si tratta proprio di Tatiana Guderzo che ci aveva provato, ma vedete in questa fase il ritmo è abbastanza alto, hanno alzato la media dai 38, siamo intorno ai 40 e continuano a pedalare di buona lena, inquadrata Tiffany Cromwell, Orica Green Age, ma Valentina Scandolara subito lì con la Mialusi. Sono queste le più attive insieme a Sua Maestà Marianne Vos. Valentina Scandolara, bravissima, sottolineiamo, è andata a sprintare per il Gran Premio della Montagna e ora è a completa disposizione di Tatiana Guderzo ed è una delle più attive nel cercare di alimentare questo tentativo, quindi mantenendo comunque al coperto la capitana Tatiana Guderzo che non è ancora andata in testa al gruppo invece a questo gruppetto per dare una mano. È un lavoro che sta svolgendo anche per lei Valentina Scandolara, mentre qui siamo con la campionessa di Svezia
con il numero 95 Emilia Folin della Hitech Products, la squadra di Elisa Longo Borghini, che purtroppo salutiamo.